E voilà cari amici, buongiorno, buon venerdì 3 di dicembre. Ho iniziato così con Holiday perché qua nella testa c'è sempre la voglia di andare in vacanza e quando sarà possibile lo faremo. Intanto ha smesso di piovere, come potete vedere dalle immagini fuori dai nostri studi, guardate lì. Sì, non è bellissimo come tempo, però ci accontentiamo già di non avere la pioggia. Buongiorno a tutti, benvenuti al Niman Show Live, benvenuti su Facebook, Niman Radio TV e Radio Nova, e anche 94.3 MHz dell'FM di Radio Nova, e anche i nostri siti di tutto di più, radionova.it e nicolamarchese.it. Bene, partiamo con una canzone. Ogni mattina vi do il buon Natale con una canzone diversa. Dai, vediamo se riesco a trovarne sempre più di belle. E ieri l'abbiamo fatto con Omar con Merry Christmas. Oggi arriva Marianna Lanteri con un altro Natale. Vamos! Eh sì, si spera che sia proprio un altro Natale rispetto a quello dell'anno scorso. Per quanto mi riguarda me lo sono passato col Covid, ma tutti gli altri ce lo sono passati chiusi in casa, ovviamente. Speriamo, dai, perché qua ogni mattina, ragazzi, i contagi vanno su, ogni notizia che tu ascolti dei telegiornali, su Facebook, i contagi stanno salendo. E tra l'altro ieri una notizia curiosa, perché a Palermo il vaccino si fa anche dal barbiere. Non so se avete visto questa notizia e che cosa non si fa per cercare di incentivare a farsi il vaccino, ma anche a farsi un po' di pubblicità, mi viene da dire. Dai, barba, capelli, vaccino nel salone Newman in centro a Palermo sono state somministrate 35 dosi di vaccino, tra cui alcune prime dosi. Più vaccini vengono fatti, prima usciamo da questo incubo. Spero che questa iniziativa venga replicata in tutta Italia, spiega Nunzio Reina, parrucchiere e titolare del salone, nonché responsabile area produzione e benessere di Confesercenti Sicilia. È stato proprio Reina a lanciare l'iniziativa, che ha subito incassato il via libera del commissario per l'emergenza Covid della provincia di Palermo. Tra i vaccinati anche un Novax. Sono sempre stato contrario alle medicine, mai assunto un occhio in vita mia. Per continuare a lavorare ho dovuto vaccinarmi, spiega. Ora mi sono ricreduto e invito tutti a vaccinarsi. Avete capito, ragazzi? Poi ne arriva un'altra, perché un'altra notizia curiosa è arrivata proprio ieri. Voglio salutare un po' di amici che hanno già scritto. Dora, buongiorno. Nicola, buongiorno a tutti e buon venerdì. Il nostro Luca, buongiorno Nicola e ai tuoi radio telespettatori. E poi Fiorenza, buon fine settimana a tutti. Arriva anche l'amico Gianni Francia. Buongiorno Nicola, buona giornata in musica, un saluto a tutti gli ascoltatori. Mi fai sentire Occhi di Omar Codazzi. Adesso vi faccio ascoltare degli occhi diversi, perché avevo preparato per la nostra Dora Diego Zamboni, e ovviamente dopo arriva anche per te, caro Gianni, Occhi di Omar. Intanto Occhi profondi. Sempre belle canzoni qui al Niman Show Live, e andiamo subito una dietro l'altra, perché voglio accontentare anche l'amico Gianni Francia con Occhi. Non sono profondi, ma sono sempre occhi. Bellissima anche questa canzone del mitico Omar Codazzi, che ieri ha compiuto le 50 primavere. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Menzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770.
Namida. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. E voilà, eccoci qua, mi raccomando, fate un salto al Garden Carretta di Parma, via Baganzola 16, per poter acquistare questi ottimi, bellissimi addobbi natalizi per le vostre decorazioni di Natale. Vado a salutare l'amico Enea Guerzoni da Bologna, ciao Enea, ciao Nicola, mi dice. E poi c'è un'amica nuova, per quanto mi riguarda, perché è la prima volta che vedo un tuo messaggio, cara Samantha, Samantha Passarini Bersan. Buongiorno a tutti, potrei sentire il nostro tempio di Matteo Tarantino, grazie mille, buona giornata. E beh, con una gentilezza tale, come faccio assolutamente a dirti di no? Non posso dirti di no. Ed ecco qua che sinceramente non la conoscevo questa canzone, sono andato a ricercarla su YouTube, ti accontento subito. Eccolo qua, Matteo Tarantino, il nostro tempio. Beh, direi un Matteo Tarantino molto moderno, queste canzoni non hanno nulla che invidiare a quelle di Sanremo, anzi, mi viene da dire che sono molto meglio di quelle di Sanremo, perché almeno qua si canta, c'è una melodia, un ritornello, come mi ha insegnato il mio caro maestro Tony Verga, che mi guarda da lassù, che il ritornello deve sempre rimanere in testa. Oggi non rimane più niente in testa, dite la vostra, dai, a tal proposito. Altra notizia curiosa, ragazzi, abbiamo parlato del vaccino dal barbiere, mentre invece qua si parla di un altro signore che si è presentato per andare a fare il vaccino. Si presenta al centro vaccinale con un braccio in silicone, denunciato il cinquantenne. Adesso io dico, ma cosa si va a escogitare pur di avere il Green Pass ma non volendo fare il vaccino? Si è presentato in un centro vaccinale con un avambraccio in silicone, convinto in questo modo di ottenere il Green Pass senza ricevere realmente il vaccino, e dunque ingannando gli operatori sanitari, che però se ne sono accorti. Beh, vorrebbe vedere, alla fine è un braccio moscio, eh? Per questo un uomo di 50 anni sarà denunciato ai carabinieri e l'ASL segnalerà il caso alla procura. Come scrive su Facebook il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, è accaduto nella serata di ieri, giovedì 2 dicembre, presso un centro vaccinale di Biella e ad accesso diretto per le prime dosi. Benché l'avambraccio finto fosse molto simile a pelle umana vera, la percezione al tatto e il colore hanno insospettito l'operatrice sanitaria, che ha chiesto al cinquantenne di mostrare per intero il proprio braccio. A quel punto, scoperto lo stratagemma, l'uomo avrebbe anche chiesto alla donna di chiudere un occhio. Ma roba da matti. Ma come siamo messi, ragazzi, come siamo messi? Scrive l'amica Samantha, Matteo è unico, ho il suo CD nuovo ed è veramente stupendo. Mi fa piacere perché Matteo, quando era in zona, qua in Emilia Romagna, in Emilia soprattutto, con le nostre telecamere siamo andati anche a riprenderlo in qualche serata. È un artista che ammiro molto, mi fa molto piacere che tu la pensi allo stesso modo. Stasera, ragazzi, cosa fate? Tac, ecco qua che arriva l'appuntamento all'agriturismo alla Corte dei Landi. Dai, dai, che siamo un bel gruppetto, ma aspettiamo solo te. Proprio solo te che ci stai guardando. Agriturismo a Corte dei Landi, Cadea, Reggio Emilia, via Castello 35. Giro pizza volontà, una birra artigianale a persona, oppure vino o una bottiglia ogni due persone. Dolce, acqua e caffè, 25 euro compreso, tutto compreso lo spettacolo con Nicola Marchese, Monica e Maio. E prenotazione obbligatoria, anche il Green Pass, mi raccomando, Nicola al 393 1912 091 oppure 339 48 49 498. E dalle ore 20 in poi, mi raccomando, ci andiamo ad ascoltare una canzone che da un po' di tempo che non ascoltiamo, e vado a tirar fuori dal cilindro
Monica insieme a Erika Santià. Eccola qua, arriva Mix Country, It's a Heartache. Mo che coppia, beh, brave, brave ragazze. Prima di collegarci con Andrea Bertolini di Reggio Emilia Meteo, ragazzi, ne approfitto per ricordarvi un altro appuntamento. Venerdì, l'ho detto, Corte dei Landi a Cadè. Sabato invece ci trovate qui al Circolo Avis Noceto, proprio a Noceto, in via Gandiolo 5. Info prenotazioni al 338 74 80 831. Orchestra Nicola Marchese, saremo in trio anche in questa occasione e vi faremo ballare gli amici della provincia di Parma. Proprio in questo momento arriva un bel messaggio dalla nostra Monica. Buon di Nicole a tutti gli amici presenti, ci si vede questa sera alla Corte dei Landi, mo certo, con un grande giro pizza. Ho già fame. Allora, visto che si è collegata anche l'amica Elvira Di Pinto, Elvira, a stasera, e dai, te la canterò stasera, non c'è più niente, vamos. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. E siamo rientrati, ragazzi, e come annunciato al telefono per voi l'amico Andrea Bertolini di Reggio Emilia Meteo. Che tempo fa, caro Andrea? Buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti. Allora, come siamo messi? Qua cambia, stamattina mi sono svegliato che pioveva, poi dopo ha smesso, adesso c'è il sole, sì. Poi dopo si riannuvola, è un casotto totale. Sì, 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 il tempo è in miglioramento. Ah, bene. E quindi nelle prossime ore il miglioramento continuerà e la nuovosità tenderà a diradarsi, mm-hmm. a partire dalla pianura, e poi il pomeriggio dovrebbe essere poco sereno, praticamente poco nuvoloso, scusate, un po' ovunque, rimarranno solo qualche nuvolo lungo il crinale. Le precipitazioni ormai si sono esaurite, ha nevicato dai 600 metri in su questa mattina, imbiancato dai 700 più o meno, circa 2 cm di neve a Castelnuovo, 4 a Ligonchio e poi a salire accumuli un po' maggiori. Guarda, adesso sto mandando in onda l'immagine delle vostre webcam a Cerreto Laghi. Guardate un po', c'è un po' di nebbia ovviamente, la situazione che si presenta è questa. Sì, lì sono scesi dai 8-10 cm di neve tra stanotte e stamattina e niente, quindi poi migliorerà, ci saranno temperature basse, quindi permetteranno anche la possibilità ai gestori di innevare ulteriormente con la neve artificiale eventualmente, certo. Comunque ad oggi non è ancora sufficiente. E poi domani avremo invece un altro, inizialmente ci saranno un po' di nebbia in pianura, un po' di nuvolosità che gradualmente tenderà a aumentare nel corso del giorno e con le prime precipitazioni
sull'Alto Appennino, quota neve inizialmente un po' alta, sui 1300-1400 metri, così tutta la giornata. Sulla pianura qualche occasionale piovasco, ma nulla di che, proprio, forse non serve neanche l'ombrello. Bene. Mentre un peggioramento un po' più incisivo potrebbe arrivare nella notte, tra sabato e domenica, notte, sì, forse anche primissime ore del mattino, in cui in questo caso però la quota neve scenderà rapidamente, quindi con fiocchi su tutta la collina, tutto l'Appennino, e ci sarà l'occasione anche di qualche momento di neve mista a pioggia o neve tonda, diciamo, si chiama in termine tecnico graupe. Anche sulla neve tonda, cosa vuol dire? Sì, è una specie di proprio, una, ad esempio, potrebbe, ecco, un esempio è la grandine morbida, ecco, ah, okay, grandine no, molle. Ecco. Il fiocco bello rotondo, insomma. Sì. La grandine molle e leggera, che potrebbe occasionalmente interessare localmente qualche, e per poco tempo qualche località, ma senza produrre accumulo. Tu adesso, ecco, in questo momento non puoi vedere, ma io ho già i pini innevati qua in studio, sai? Addirittura. Sì. Ti sei portato avanti, insomma. Esatto. E niente, poi la giornata volgerà verso il bel tempo, ossia le nuvole si diradieranno velocemente nel corso della giornata di domenica, con cielo sostanzialmente sereno, poco nuvoloso nel pomeriggio. Bene. Salvo poi avere un altro piccolo colpo di coda in serata con qualche nuovo fiocco in Appennino, ma è un po' incerta la situazione. Aspetta che se spostiamo in Veneto ciò, perché domenica mattina io sono a Verona per i mercatini, come va lì in zona? E lì il tempo potrebbe essere un po' più brutto al mattino. No, ma Andrea non mi devi dire queste cose. E dovrebbe arrivare qualche ora dopo, però direi che verso fine mattinata le precipitazioni saranno cessate anche lì e quindi insomma dopo volgerà il bel tempo. Bene, abbiamo un aggiornamento in tempo reale. Bruno Cenci che ci scrive da Ancona: buona giornata a tutti, qui è brutto tempo. Ecco. Sì. Ai. Va bene, situazione in generale anche in tutta Italia? Abbiamo questo vortice di bassa pressione che attualmente era grosso modo all'altezza della Campania, intorno al quale si vanno a investigare queste precipitazioni che hanno interessato anche la nostra provincia stamattina. E questo vortice tende comunque a spostarsi verso sud e quindi sostanzialmente domattina avrà lasciato tutto il centro-sud dove tornerà a splendere un po' il sole. Poi nel frattempo, come vi ho detto prima, mentre inizieranno le piogge sul nostro crinale, inizieranno anche delle nevicate sulla dorsale alpina, nevicate che si protrarranno anche per tutta la notte e parte della mattinata di domenica specialmente sulle Alpi orientali. Altrove avremo maltempo sulle zone tirreniche, questa domenica, da Roma in giù, e anche sulla Sardegna. Ok, poi, comunque sì. Dobbiamo metterci l'anima in pace, che stiamo entrando in pieno inverno, c'è poco da fare. Sì. Non ci possiamo aspettare temperature estive, ovviamente, a dicembre. Certamente. Va bene, Andrea, grazie mille sempre per il tuo contributo, sempre prezioso. Alla settimana prossima, ne approfitto per salutarti, va bene? A presto, ciao. Ciao Andrea, ciao, grazie all'amico Andrea Bertolini di Reggio Emilia Meteo. Continuate a dare un'occhiata nella pagina Facebook appunto di Reggio Emilia Meteo oppure il sito reggioemiliameteo.it. C'è un messaggio dall'amica Fortuna, dalle Marche, abbiamo salutato Bruno Cenci dalla provincia di Ancona e c'è Fortuna da Potenza Picena. Ti vedo e ti ascolto perfettamente, grazie Nicola, buona giornata e buona musica. Se vuoi mi dedichi qualcosa, grazie. Certo, secondo te, assolutamente. Adesso che hai fatto i salti mortali per potermi guardare, anzi no, abbiamo fatto di tutto per arrivare da te, cara Fortuna, perché abbiamo messo la diretta radio e video anche sul nostro sito, www.nicolamarchese.it. Tu non avendo il profilo Facebook, tac, abbiamo raggirato il problema, vedi? Eccolo qua che arriva una bella canzone per te, sei parte di me. Eh sì, tu e Franco ormai fate parte del nostro fans club delle Marche, ma che bello sarebbe. Andrea Bonifazzi e Daniela Curti per voi. Questa era dedicatissima all'amica Fortuna, all'amico Franco. Proprio in questo momento si va a collegare il nostro Maio. Quando vede in onda Daniela Curti dell'orchestra Andrea Bonifazzi, lui non capisce più niente e proprio di Maio voglio parlare. Non di Maio del politico, ma del nostro Maio. Ieri sera mi manda la foto. No, guardate un po' e mi dice... Aspetta, mi dice... Per chi va a fare le analisi del sangue, il giorno dopo
tac, e mi presenta questa bella spadellata alla maio. E allora ho detto, ma di cosa si tratta? E allora dopo ti do la ricetta. Ho detto, non voglio la ricetta, voglio sapere il nome. E alla fine mi dice, guarda un po', mi dice, una confezione di un qualcosa di già pronto, di una nota marca di surgelati, tre würstel, un po' di passata, noce moscata, vino bianco, olio evo, sale, tutto lì. E si è pappato tutta questa padellata di non so che. Alla fine non ho capito se è un primo, se c'è della carne, se c'è... saranno verdure allora a questo punto. Visto che sei all'ascolto, chiariscimi le idee, caro Maio. Intanto ci vediamo questa sera alla Corte dei Landi, domani all'Avis di Noceto, e andiamo ad ascoltarci l'ultimo dei Maio. Eccola qua, l'ultimo dei Moicani. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Menzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. E voilà, e come per magia mi risponde al messaggio, ma io sono verdure con würstel semplicemente, comunque per tre quel secondo, ho capito, ma ve lo siete mangiati in due perché Daniel era a lavorare, no? Ieri, scusa, mi ha detto la Monica che questa ricetta ce la può fare anche lei. Ripetiamo, rifacciamo vedere la foto. Adesso non voglio copiare altri colleghi che fanno vedere da mangiare a quest'ora, però ne approfittiamo giusto perché sei tu, caro Maio, e so quanto ci tieni alla tua passione per l'arte culinaria. Questo bel piatto con la confezione già pronta di qualcosa, verdure ovviamente, non possiamo fare pubblicità al marchio ovviamente, e poi dopo tre würstel, un po' di passata, noce moscata, vino bianco, olio evo, sale, tutto lì. Beh, insomma, dai, lo diciamo, crea tu della Orogel, l'abbiamo visto la pubblicità anche nelle altre reti nazionali. Siamo pronti per andare ancora in musica. Ciao fratellone, ciao caro Luca, stasera e arriva Time Machine Mix, Hella Hella Hula Hula. Ciappa ciappa, vamos! Daniela Cavanna per voi. Anzi, se c'è l'ascolto Romina Censi, dalle Marche, so che a lei piace tanto questa. Vamos!
Ah, a proposito delle Marche, mi arriva un altro messaggio dall'amica Fortuna che dice: grazie mille Nicola per la tua dedica, sono orgogliosa io e Franco di fare parte del tuo staff, un abbraccio forte 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 del nostro fans club. Dai, lo staff è chi lavora, comunque non c'è problema, staff, noi abbiamo fans club, basta che ci seguite, a noi va bene così. Andiamo con la musica. E voilà, questo era Ella Ella Walla Walla. Buongiorno carissimo Nicola, finalmente ci sono per qualche ora, non mi andava internet, vi auguriamo di cuore uno splendido fine settimana. Un abbraccio forte, Robby Riccardo. Come Robby senza internet? Operatore d'Italia, tutti a casa della Roberta, perché lei non può stare assolutamente senza internet. Poi beh, come d'altronde anch'io in questo caso, perché se mi viene meno la connessione non potrei trasmettere per farvi compagnia in questa oretta e mezza. Ciao cara, un bacione, speriamo di vederci presto. Andiamo subito con una bella canzone, Orchestra Sorriso. Non ho poi avuto più notizie, non so se sono ancora in attività, comunque ce la gustiamo. Arriva con Rosso di Sera, Sonia e Yoel, eccola qua. Wow, che belle immagini, ragazzi, è tutto pronto, guardate un po' che cosa ci aspetta, segnatevi bene la data, lunedì 20 di dicembre alle ore 21 da questo studio, eccolo qua, è già tutto pronto con gli addobbi di Garden Carretta, andrà in onda una bella puntata speciale Christmas, special Christmas del salotto di Sabadvance, insieme a Sabrina, saremo io e Sabrina su quei divani a ripercorrere un po' tutte le 8 puntate che ci hanno tenuto compagnia durante il lunedì sera a ottobre e novembre. Una puntata speciale, dai, che abbiamo voluto dedicare a tutti gli ospiti che sono venuti a trovarci. Domani si vedrà, beh no, domani saremo a Noceto e poi dopo domenica ce ne andremo a Verona, hai capito? Dovrebbe arrivare anche bel tempo, verso le 11, speriamo di non prendere l'acqua almeno. Ecco qua che arriva Patrizia Ceccarelli. Sempre emozionante rivedere queste immagini, tante belle cose abbiamo fatto all'interno di questi studi con l'amico, con Monica, con Maio e l'amico Tonno. Ma ci stiamo preparando, ragazzi, per una grande vigilia, è venerdì, sì, e saremo tutti insieme, speriamo di esserci tutti quanti per poi augurarci buon Natale tutti quanti, ok? Ma ogni tanto salta fuori lì l'orologio che dice non credo di aver capito, e vabbè, non stavo mica parlando con te. Voglio ricordarvi ancora una volta gli appuntamenti, questa sera ecco qua
ci trovate dove? Alla Corte dei Landi per una grande cena, un grande giro pizza, ovviamente con la musica mia, di Nicola Marchese, le canzoni di Nicola Marchese e Monica e la fisarmonica del nostro Maio. Poi sabato sera, eccoci qua, ci trovate all'Avis di Noceto, via Gandiolo 5, info prenotazione al 338 74 80 831 e poi ragazzi, per chi ha prenotato, ci vedremo domenica mattina alle ore 8, sì, il pullman sarà a Palma alle 8.30 in quei di Reggio Emilia e ci porterà fino a Verona per gustarci questi grandi mercatini, un po' le varie immagini che abbiamo mandato in onda prima. È arrivato il momento di salutarci, lo facciamo con una bellissima canzone, dura ben quasi 6 minuti, i migliori anni della nostra vita, e la canteremo insieme questa sera perché vi voglio veramente bene tutti quanti. A stasera, Agriturismo a Corte dei Landi, e vi lascio ai programmi di Radio Nova 94.3 MHz. Bye bye, dai sorcini.